altro mi chiedo come faremo a tornare indietro. Secondo me torniamo indietro con un teletrasporto, sai? Ecco fatto. Quindi, allora, aspetta. Perfetto, lo riassorbiamo e possiamo passare. Perché non salti? Perché non salti? Maledizione. Per fortuna che ci ha salvato direttamente che eravamo qua. Allora, ecco qua. Mettilo dentro. Perfetto. Dove dobbiamo... Ah, ok. Quindi abbiamo 10 passaggi di cui dobbiamo fare attenzione ad usarli tutti nel modo corretto. Perfetto. C'è qualcosa di qua? No, perfetto. Allora, calmi un attimo, calmi un attimo. Noi dobbiamo arrivare da questa parte, quindi rimettiamo il gallo per sicurezza. Ok, calmi. C'è qualcosa da prendere qui? Non mi sembra. Perché non hai usato il prompt giusto? Per fortuna respawna, però Dio mio. Eccoci qua, dicevamo. Jackie, Dio mio. Oh. Ok. No, 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 no. Ma perché non ti... Perché non salti? Ok, eccoci qua sopra. Calmo. Ah, ok, ho sbagliato io allora. Non potevo proprio entrarci. Io pensavo c'era un modo per entrarci. Entro. Ma forse ho sbagliato letteralmente. Non devo portare la batteria. Cioè, forse ci passo, ma non mi serve la batteria da portare. Allora, proviamo a infilarla dentro la fessura e lasciarla lì. Forse posso passare, ma non mi serve la batteria. Vediamo. Posso? Perfetto. Ah no, sì 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 che mi serve. Fermi un attimo. Ok. E scusami, fino a prima perché non me l'ha fatta vedere sta zona? Oh. Ah, me ne serve... Me ne servono due? E scusami, l'altra dove la trovo? Cioè, devo ritornare indietro a prenderne un'altra? Ah, no, ok. Vediamo. Sai che forse sì? Cioè, non lo so. Di sicuro me ne serve un'altra. Però, boh, non lo so. Magari la troviamo adesso. Forse non devo tornare indietro. Ma pure nello spazio ci siete voi? Ecco qua. Allora, calmi un attimo. Conigliamo. Ecco qua. Battaglia rapida, letteralmente. E via. Tra l'altro, io, come dicevo, il cartone l'ho visto purtroppo coi tempi che erano quelli del cartone fatti sulla Rai. Quindi non ho memoria di tutto quanto il cartone. Non l'ho visto tutto al 100%. Non so se effettivamente c'è un pezzo sulla luna. Perché hai saltato nel momento sbagliato a sto giro? Volevo semplicemente andare dall'altra parte io, evitando di cadere. Scusa un attimo. Cos'è sto punto esclamativo? Vabbè, sti cacchi. Ecco qua. Perfetto. Ah, ma queste sono... Ah, allora aspetta. Pensavo che erano raggi laser, io, ti giuro. Dalla prospettiva in cui ero, pensavo che erano raggi laser questi. Calmi un attimo, perché non so dove sto andando. Sto proseguendo in zone che non so. Dai. Ecco fatto. Due e un colpo. Come al solito, tra l'altro. Ecco qua, meglio fare attenzione col gallo. E... via col coniglio, vai. Ah, speravo di prenderne due con un colpo. Ecco fatto, tanto basta l'ultimo colpo per ucciderli. Cioè non c'è bisogno che gli fai tutti e tre i colpi in una botta sola. Eccola qua una carta. Abbiamo ottenuto il trio di simpaticoni. Quindi, dove siamo ora? Non lo so. Io sto avanzando con la consapevolezza di non sapere dove sono. Sono shuriken questi? Cos'è? Ah, è il topo. Ciao. Devo trovarlo quindi prima. Ho fatto tutta sta strada per cosa? Vabbè. Mi butto di sotto e magari mi respawna indietro. No, mi ha respawnato qui, fantastico. E niente, mi devo rifare il percorso all'indietro. Ok, niente, dobbiamo... No, aspetta.
Io pensavo che stavo tornando indietro. Dove cacchio siamo finiti? Quello è il talismano del topo? Boh. Vediamo subito. Il talismano del topo conferisce al suo possessore il potere della rinascita. Usa con saggezza questo potere per riportare in vita i morti. Wow, un po' troppo rotto come roba, eh? Ma dai, ma mi è parso alle spalle all'improvviso questo. Ok, immagino sia un talismano che dobbiamo usare sempre nelle solite aree dedicate, quindi quella là in fondo. Eh no, io stavo, ho fatto il percorso all'indietro pensando, esco e provo ad andare a cercarlo. Non pensavo che sarei finito qui. Ecco, fatto. Combattetemi assieme, così vi ammazzo in una volta sola. Peccato. Ma più che altro è quello del maiale che consuma un sacco di punti per nulla. Quello del maiale consuma un sacco di chi, ma senza effetto. Ma quindi, scusami, io da dove sono arrivato? Io ho pensato che ho fatto il giro all'indietro, invece no. Ah, da qui siamo arrivati, ok. Vabbè, riproviamoci. Ok. Dov'è? Ah. Ok, usa per aggrappare a un rampicante premi per farlo arrampicare. Ok. Dirmi solo usa cerchio, arrampicati, no, eh. Ah, dicevo, ma scusami, perché non sta salendo? Boh, dicevo. Boh, vabbè. E tutto ciò. Ah, dicevo, dove ci porta, scusami? Allora, prima di tutto, mettiamoci il gallo. Dovrei riuscire ad arrivarci. Forse no. E infatti, cavolo. Niente, devo arrampicarmi di nuovo. Ok, vai. Perfetto. Aspettiamo che si gira da questa parte. Ah, ma come, scusami. Come faccio a portarla di là questa? Ok, aspetta. Vai, no, vai. No. Ma porca miseria. Però intanto ho visto la porta dove dobbiamo andare. Eccoci qua, perfetto. Ok, aspettiamo il giro giusto. Ma questo è lentissimo, che palle. Allora, 3, 2, 1. No, devi saltare, devi saltare. Maledetto, maledetto, maledetto. Ok, nella speranza che stavolta salti. Ecco qua, a posto. Ok, la piattaforma è arrivata. Perfetto, vai per favore. Eccoci qua, madonna mia. Oh, a volte combatte contro certi comandi. E ok, la piattaforma 1 è andata. Con molta e troppa fatica anche. Tieni, filati qui. Sai che adesso se mi esplodeva, Dio, mi esplodevo io. Cosa ci fai qua tu? Cosa ci fai qua? Quindi adesso dobbiamo andare a fare quella rossa. Ok, per scendere di sotto come dobbiamo fare? Quindi ora ci serve doppio salto. E via. Si prosegue. Anche nell'ultima zona. Perfetto. E ancora ci manca in realtà un coso, giusto? Sai che quasi quasi, appena usciamo da questa zona, provo a tornare indietro a prendere un'altra batteria verde. Eccoci qua. Speriamo sia più semplice dell'altro. Con tutti i salti. Qua, più che i salti, è bisogno della velocità per evitare di scendere di sotto. E ti pareva. Ecco qua. No. Ecco fatto, vieni. Perfetto, facile. Carta? Carta? Niente carta. Ok, abbiamo i laser della morte. Qua non è tanto meglio usare la velocità, ma la cauta. Ecco qui, ma la velocità contro di voi la uso più che volentieri. Vieni qui. Fatto. Facile, facile. Ok. Dai, forse questa zona è davvero più facile. C'è un altro talismano lì. Ok, calmi un attimo. Spero più che altro che gli spuntoni non facciano danno. Ma se tu cadi come un idiota. No, dall'inizio di nuovo. Ah, va bene, siamo stati impalati come Vegeta da Omega Sharon. Ok, facciamo una roba intelligente. Invece che coniglio cose, prendiamo il gallo. Facciamo un due salti. E ogni volta siamo più avanti
senza doverci spostare. Uff, ok, facile, cacchio. Sono complicato la vita per niente. Talismano del cavallo può essere utilizzato per integrare l'energia del suo possessore. Ciascun utilizzo restituisce al giocatore una piccola quantità di vita in cambio di... Ah, ti cura in cambio del ki. Uff, oddio. Non so quanto sia utile, nel senso, non siamo mai in situazioni in cui stiamo per crepare e abbiamo bisogno di una cura, però magari in questa parte, boh, non lo so. Aspetta. Non lo so, cioè non mi sembra che ci siamo mai trovati fino ad ora in una situazione tale in cui abbiamo avuto bisogno di cure necessarie e non ne avevamo. Forse contro... come si chiama? Il ranocchione. Forse il ranocchione perché faceva le onde d'urto, ma a parte quello... Ok, no, aspetta... Ho dimenticato di usare il collo del gallo, non quello del coniglio. Ok. Ah, oddio, dicevo, dove devo passare, infatti? Infatti, ti giuro, non capivo. Ecco qua. A posto. Prendiamolo e lasciamo quello del gallo. 3, 2, 1. Vai. No! Uff, cacculo. Ok, calmi un attimo. Aspetta che la piattaforma si abbassa. Perfetto. Ok, facile qua. No, e fa cagare. Vabbè, proviamola. Ah beh, con un utilizzo ci dà quasi 3 barre di vita. Vabbè, non è sto grande utilizzo, ma vabbè. Ok, aspettiamo. Fatto. Ok. E niente, dobbiamo aspettare che le piattaforme siano in alto e i raggi laser in basso, quindi perfetto. Oh, ma rendiamoci ancora la vita ancora un po' più complicata. Vogliamo? Eccoci qua, perfetto, dai. A posto. Meno male, finalmente. Allora, voglio solo un attimo tornare indietro a quella verde. Oh, calmo. E vedere se c'è qualcosa. Perfetto, porta aperta. Sai che forse avevo ragione, ci dobbiamo continuare a curare perché adesso c'è tipo zona velenosa, forse? Ipotizzo? Scusami, è giusto curiosità, perché allora che cosa serve la batteria da mettere qui? Ah, però non respawna. E allora niente. Se non respawna, allora vuol dire che non serve metterla qui. O magari me la danno adesso. Ok, andiamo qua dentro e vediamo che succede. Meglio tenerlo quello del cavallo. Ok, no, forse non serviva. Forse sono andato un po' troppo in là con la fantasia. Ok, quindi il topo. Perfetto. Dove sei, gallo? Che così ci togliamo già un pezzettino di scalata, visto quanto è lenta, Dio mio. Dove dobbiamo andare? Dove devo andare? Di qua, perfetto. Strano che non abbiamo ancora trovato forzieri, eh. Ok, cosa serve questo? Ma sono alieni o sono Shadow Khan? Sono... Ah, sono Shadow Khan genetici, aspetta. Vabbè, muoiono come tutti gli altri, quindi... Sai che mi frega. Almeno in realtà potessero fare tutti insieme. Guarda, mi sarebbe molto più comodo che fare uno alla volta. Vabbè, combattiamo per quello che è. Dai, dove sei? Guarda. No? Vabbè, amen. Va bene uguale. Non aspettiamo, dobbiamo farli tutti quanti. Molto lenta l'animazione. No. Vieni, dai. Dove sei? Ecco, fatto. Prossimo. Di nuovo, stessa animazione, uguale identica. Perché? Perché velocizzare le cose quando puoi farle diventare molto più lente? Sai che ti dico? Ecco qua, tieni. Tra l'altro mi sono appena accorto che il disegno della mano ha 4 dita e non 5.
Però i personaggi mi sembra che abbiano 5 dita, giusto? Sì, hanno 5 dita, per forza. Ok, ne manca uno. Ecco fatto. Scusami, è giusto per curiosità, magari mi sbaglio io, eh. No, a me sembra che abbiano 5 dita, ma il disegno ne ha... Ah no, sono 4. Ti giuro, era disegnato così male che non ho visto un dito di meno io. Avevo visto un dito di meno, giuro. Ok, basta, abbiamo finito? No, ne manca uno. Ti giuro, per un attimo mi è sembrato che fossero 4 dita. L'ho visto così io. Un dito di meno. E con questo il fiore è completamente coperto. Da che cosa? Non si sa. Dai. L'importante è che è aperto, dai. In ogni caso, potere del topo a noi. Ah. Niente, dovevamo prendere il fiore. Per il suo motivo lo scopriremo dopo. Ok, quanto ci mancherà? Quanto ci mancherà il prossimo demone? Secondo voi è qua dentro? Aia, che male. No. Valmont! Chan, possibile che non riesca a evitare questo archeologo scocciatore? Anche nello spazio! No, capo. Temo che tu sia venuto fin qui per niente. Ormai è quasi tutto pronto. Hakfu, attiva la scatola degli enigmi di Panku. Vediamo chi è il prossimo avversario. Ok, faccia lunga, il formichiere mi avete detto. E ha 4 braccia. Benvenuto, fratello. Lieto di vederti scendere. O di sentirti. De. Con il tuo aiuto potrò presto tornare ad assumere la mia forma originale. Voglio che tu ti occupi di Jackie Chan. Ah, la nemesi di tutti i nostri cuori. Oh, mi lusinghi. Fammi indovinare. Sei il demone dello spazio? Sono Zolan. Il demone della luna. Il signore della forza di gravità. So che mi pentirò di avertelo chiesto, ma cosa fa un signore della forza di gravità? Questo... Non preoccuparti, Chan. Lo scoprirai presto, subito prima di morire. Beh, questa sì che è una minaccia. Allora... Ipotizzo cosa io debba fare. Iniziamo a prendere tutte quante le batterie e a sistemarle dove di dovere. Ok. Qui, perfetto. Cosa dobbiamo fare? Nel senso... Ah, lui ha una barriera. Sai che non l'avevo vista. Ok. Oh, caia. Ma la barriera è rossa perché devo usare quello rosso o è un colore a caso? No, giusto per capirci. Aia. Corri. Credo sia un colore a caso, onestamente. Quindi, boh, io vado. Perfetto. Scopriamolo. Perché secondo me è solo un colore. Non c'è differenza con quale raggio spariamo. Dai, qua, di qua, di qua, corri. Perfetto. Ok, ho bisogno di curarmi ora. Cioè, nel senso, ho bisogno più che altro di energia. Aia, che male. Vabbè, che tanto tutti sti barottolini qua ci danno sia energia che salute. Aia, vai, che palle. Neanche il tempo di raggiungerli. Dammi un secondo. Ecco qua. Tanto adesso mi colpisce. Esatto. Perfetto, vai. Corri, 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 corri. Corri, Jackie. Evitalo. Fai le curve strette che così guadagni tempo. Perfetto. Kaboom. Fire, laser.
Corri. No! Ho sbagliato la curva. Ho sbagliato la curva. Ma per fortuna che la battaglia è ancora qua. Ma in realtà meglio, perché mi ha anche restituito l'energia. Ecco fatto. Ah. Addio, Solon. Dentro un fiore, così a caso. Appena raccolto, tra l'altro. Ma come? Sconfitto da un miserabile archeologo. Homo faequin biminsau. Homo faequin biminsau. Homo faequin biminsau. Zio, cosa ci fai qui sulla... Bella domanda. Quando il tuo shuttle è andato distrutto, il capitano Black mi ha mandato a recuperare... Con un taxi. Wow, grazie zio. Grazie un accidenti. Per venire qui ho perso un importantissimo torneo di Mayo. Ma vaffanculo zio. Mi dispiace zio, allora guido io. Neanche per sogno. Come pilota di shuttle sei una frana. Ha ragione. Volti del drago. Quanti soldi mi dà stavolta per l'asta? Jackie, ho lanciato un incantesimo sul fiore simbolo C. Lo terrò al sicuro. Ne avrai bisogno. E questa volta non appassirà mai. Sarà meglio che lo tenga io. Cosa direbbe la gente se ti vedesse andare in giro con un fiore? Che sono spero un bell'uomo. Non averne bisogno subito. Dopo tutto quello che ho passato, ho bisogno di una vacanza. No, Jackie, non c'è tempo per riposare. Ha ragione. Se la mano nera riesce a liberare altri demoni o si impossessa dei talismani mancanti, saremo tutti nei guai. Devi andare a parlare con il capitano Black e vedere se puoi fare qualcosa per aiutarlo. Perché non mi accompagni, Jade? Davvero? Strano. Posso venire con te? Esatto. Ti sei rimasta così male quando non ti ho portato sulla luna. E poi non credo che tu possa cacciarti in qualche guaio alla sezione 13. Ricorda solo di starmi vicino e di non toccare niente. Io dubito. Parola di Boy Scout, Jackie. Un'altra cosa. C'è un'altra asta. Lo so, zio. Vuoi che vada alla casa d'aste di North Beach? Non era questo che voleva dirti lo zietto, piccolo. Strano. Saccentello. Stavo per dirti una cosa importantissima. Ma ora, per colpa tua, mi è passata di mente. Mi dispiace, zio. Un'altra cosa! Vai alla casa, sì, d'aste! Zio. Per strada, fermati alla casa d'aste di North Beach. Procurami la rosa di Giada. Ok. Un fiore per me, zietto. No, Jake. È un'antica rosa di Giada. Ok, che tra l'altro stavo guardando che in realtà poi le cose appaiono sullo sfondo. Però abbiamo due cose, quindi noi abbiamo il piatto e l'altra volta avevamo preso... Non mi ricordo cos'è che l'avevamo preso la prima volta. O meglio, la seconda, perché la prima non l'abbiamo fatta.